La festa del raccolto. Qui a Chiappamele? Oh, Bartleby, te l'ho detto che devi aspettare. Andiamo, solo una! Una piccola acchiappamela, per favore! Non ancora, Bartleby! Gli alberi di acchiappamele non rilasceranno i loro frutti prima del loro pisolino invernale! È vero, Bartleby! Non puoi mettere fretta ad un albero di acchiappamele! Se prendessi il frutto prima della sua caduta, gli alberi diventerebbero tristi! Tristi come la mia faccia da non ho ancora mangiato una acchiappamela, per caso? Molto, molto di più! Non sono sicuro che tu abbia visto bene quanto fosse triste la mia faccia! Lasciami riprovare. Vale la pena aspettare. Inoltre, se cogli la frutta troppo presto, avrà un sapore aspro. E allora farai una faccia acida. Per tutte le bollicine blu, Vera, per caso hai dato un morso ad un'acchiappamela aspra? No, mostravo a Bartleby la sua faccia se l'avesse morsa. È giusto un pochino impaziente. Beh, Bartleby, c'è molto di più oltre ai frutti degli alberi di acchiappamela. Sapevi che tutte le loro foglie cambiano colore? Io adoro quando passano dal verde al giallo, dall'oro al rosso ciliegia intenso. Oh, non vedo l'ora che gli alberi facciano il loro pisolino. Non dobbiamo aspettare molto. Il gran cerimoniere della festa delle acchiappamele sarà qui da un momento all'altro per evocare le nuvole grigio scure tipiche dell'autunno. Oh, sta arrivando! Vi prego di dare il benvenuto al duca dello sconforto, al signore dell'ansia, allo sposo dell'oscurità, mio cugino, Buio Cupo! Sono utile? Evviva me! Oh, sei più che utile! Sei la ragione per cui esiste la raccolta di acchiappamele! Oh, e va bene. Concludiamo presto questa cosa. Non capisco perché tutto questo clamore per delle acchiappamele. Tutti sono entusiasti del cambio di stagione. L'aria fresca, le passeggiate, i colori delle foglie e poi i caldi abbracci. E non dimenticare le sciarpe. Le sciarpe. E la cosa più importante, le acchiappamele. Non possono essere così buone. Niente è così buono. Stai dicendo che non hai mai assaggiato una acchiappamela? Non mi piace provare cose nuove. Ma anche a te piacerebbero, Buio Cupo. Sono dolci, croccanti, deliziose. Questo lo giudicherò io. Ma non sono ancora pronte! Acide, polpose e per niente deliziose. Non riesco a capire perché qualcuno le voglia, a parte me. Ma non sono ancora pronte! Il gusto cambierà una volta maturate! Non voglio che cambino. Sono perfette così come sono. Non sta dicendo quello che penso, vero? Il frutto rimarrà così com'è. La raccolta di acchiappamele è cancellata. E invece lo ha proprio detto. No, aspettate! Tornate indietro! Abbiamo bisogno di voi per creare la notte! Chi pensava che le acchiappamele aspre potessero essere così orribili? Mi chiedo cos'altro mi sto perdendo adesso. Sì, esattamente. Perché non lasci che ti mostri quante cose meravigliose puoi trovare nel regno che cambiano? Come sfoggerò la mia nuova sciarpa con questo caldo? Nessuno ha pensato alle mie povere sciarpe! Contadino Mosser, cosa succederebbe se gli alberi non facessero il loro pisolino? Per tutti i frutti. Se gli alberi non riuscissero a riposare, rimarrebbero tristi fino all'estate prossima. Aspetta un momento, cosa significa? Fammelo capire in termini di acchiappamele. Che questo non sarà l'unico anno in cui i frutti saranno acidi. Saranno così l'anno successivo e quello successivo. Non dire l'anno successivo ancora, no, l'anno successivo. Dobbiamo aiutarli a fare il pisolino invernale. Forse possiamo trovare un modo per farli calmare. Così si sentiranno meglio e andranno a dormire. Direi che possiamo provare. Bravo alberello, chi vuole il suo ciuccio per fare un pisolino? Tu lo vuoi, vero? Oh no, adesso si sono agitati, non riusciremo più a farli dormire. E noi non raccoglieremo più le buonissime acchiappamele. Ehi, lasciateli andare, fermi! Dobbiamo fare qualcosa, Bartleby. Abbiamo bisogno di aiuto.
Oh, nube! All'albero dei desideri, per favore. Sciarpa o cappello? Oh, Vera, Bartleby! Non so cosa mettere per la stagione di acchiappamele. Non indosserai niente, perché non ci sarà nessuna stagione di acchiappamele! Buio Cupo ha raccolto una acchiappamela troppo presto e ha deciso che gli piacciono aspre. Ha richiamato le nuvole e sta trattenendo la sua oscurità! Gli alberi sono tristi e non vogliono far cadere i frutti. Nessun cambio di stagione! Questo causerebbe confusione per ogni essere vivente nel regno! Sediamoci e pensiamo un pochino. Allora, sentiamo. Vera, l'albero come potrebbe esserti d'aiuto? Beh, dobbiamo fare qualcosa per il sole, perché con la sua luce tiene svegli gli alberi e abbiamo bisogno di qualcosa per calmarli, in modo che lasciano andare i contadini e finalmente abbiano il loro pisolino invernale. Vera, l'albero ti ha così dato ascolto. È giunta l'ora di esprimere i tuoi 3 desideri. Bene, sono pronta. Albero dei desideri, dona a me desideri 1, 2, 3. Albero, dona a me desideri, ne voglio 3. Albero, dai dona a me le magie per me, una bella sensazione su questi desideri. Vediamo la desideriopedia cosa dice sui loro poteri. Il primo è ombretta. Ombretta! Ombretta è un desiderio che fornisce ombra quando fiorisce. Puoi proteggere gli alberi dalla luce del sole, così dopo potranno riposare. Il prossimo è Ninna Nanno, il desiderio canterino. Ninna Nanno può calmarti con la sua dolce e rilassante musica. Piacere di rivederti, Ninna Nanno. Puoi cantare agli alberi e farli addormentare. E infine abbiamo megafono. Megafono è un desiderio doppio. Può inviare suoni anche molto lontano. Qualunque cosa tu dica al primo, si riproduce nel secondo. Ecco, provate. Piacere di conoscerti, megafono. Piacere di conoscerti, megafono. Oh, tocca a me. Oh, Bartleby è un gatto molto simpatico. Bartleby è un gatto molto simpatico. Oh, quasi dimenticavo. A Megafono piace stare insieme alla sua metà. Diventa nervoso se separato a lungo. Proprio come me, è vera. Non sono sicura di come ci aiuterai, Megafono, ma prometto che non vi terremo separati per molto. Ze, zip, zap, adesso entrate là. Buona fortuna! Grazie, Zee! Faremo del nostro meglio! Il sole è davvero troppo caldo senza le nuvole! Non credi che sia arrivato il momento di togliere la sciarpa? Mai! Dici? Va bene, forse sì! Senti qualcuno piangere? Sì, in effetti lo sento, Vera! Ma non capisco se sono gli alberi o i contadini. Ad ogni modo, sembra che il contadino Mosser abbia bisogno del nostro aiuto. Andiamo! Va bene, Bartleby. Dobbiamo calmarli. Giusto! Aspetta! I contadini o gli alberi? Entrambi. È l'ora di esprimere il mio primo desiderio. Zip, zap, ze, scelgo te! Su, svegliati, ombretta! Il desiderio si avvera! Ciao, ombretta! Dovrai andare oltre gli alberi! Più in alto! Oh no! Ombretta si è incastrata! Si è aperta troppo presto! Doveva andare più in alto per fare ombra agli alberi! Come possiamo aiutarla? Potremmo arrampicarci sugli alberi se non fossero così agitati! Mi scusi, albero di acchiappamele, potremmo arrampicarci su di te?
Non ti ascoltano, Vera? Sono troppo agitati adesso. Ma potrebbero ascoltare una ninna nanna. È l'ora del mio secondo desiderio. Zip, zap, ze, scelgo te. Su, svegliati, ninna nanno. Il desiderio si avvera. Ciao, ninna nanno. Abbiamo bisogno che tu canti per aiutare quegli alberi agitati ad addormentarsi. Pensi di poterlo fare? La, 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 va bene, Bartleby. Aiuta Ombretta. Ehi, signore o signorina Albera, può darmi una spinta in alto così posso aiutare Ombretta? Ombretta, puoi chiuderti per un minuto, per favore? Oh! Ora puoi aprirti! Oh! Ottimo lavoro, Bartleby! Guarda, funziona! Stanno dormendo! Contadino Monster, possiamo fare la raccolta adesso? Non è una buona idea! No, no, no! Che nessuno faccia rumore! Ma non possiamo non fare rumore per sempre! Non per sempre, finché la stagione non sarà cambiata! E per farlo, dobbiamo trovare Buio Cupo. Trovare Buio Cupo? Ottima idea! Shh! Un'altra ottima idea sarebbe che tu venissi insieme a me. D'accordo. Oh, no, beh! Non dobbiamo fare rumore, Nube, gli alberi stanno dormendo. La palude di Buio Cupo è molto più soleggiata del solito, non può piacergli in questa maniera. Forse questo ci aiuterà a convincerlo a riportare indietro le nuvole. Riarcobaleno, dov'è Buio Cupo? È chiuso là dentro e non vuole uscire. Ho provato a convincerlo a riportare indietro le nuvole e cambiare le stagioni. E... Oh, giusto, c'è ancora il sole, immagino non si sia convinto. Ho fatto del mio meglio per dimostrargli che il cambiamento era una cosa buona. Gli ho mostrato come le viola bruche, una volta schiuse, si trasformassero in splendide brufalle. Ma a Buio Cupo è piaciuta più la melma dei soli bruchi e ha pensato sarebbe stato meglio non si trasformassero mai in splendide brufalle. Gli ho mostrato come le api arcobaleno prendessero il nettare dai giramargherite per creare il miele. Ma lui, annusandoli, ha detto che erano perfetti solo da odorare. Così ha mandato via le api, ordinandogli di lasciare i giramargherite in pace. Ogni volta che ho provato a mostrargli come qualcosa è cambiato in meglio, lo ha riportato a prima del cambiamento. Adesso è dentro rintanato con un bel broncio e con i piedi immersi in una ciotola di umidità. Ma abbiamo bisogno che torni nel frutteto. Forse possiamo farlo uscire proponendogli cose che gli piacciono. Andate via. Sono occupato ad essere scontroso per tutto questo sole. Sai cosa lo renderebbe meno luminoso? Grandi nuvole grigie! È scaltra! Non ti va di uscire a vedere i bruchi dalla melma appiccicosa? No, li ho già visti. Che ne dici di raccogliere alcuni giramargherite, allora? Ho sentito che fanno un'insalata davvero orribile. Forse domani. Se cambi idea... Non lo farò. Noi saremo al frutteto! Sembra che la raccolta di acchiappamele non ci sarà quest'anno. Shhh! E invece di shhh, ne raccoglieremo un sacco. Contadino Monster, visto che gli alberi dormono da un po', potremo cogliere i frutti adesso. Non piangere, Ombretta. Stai facendo del tuo meglio in una situazione difficile. Mi dispiace, contadino Monster. Abbiamo cercato di aiutare gli alberi, ma anche i desideri non ce la fanno senza Buio Cupo. Quindi non c'è più speranza?
Ho avuto raccolti che erano un po' secchi, un po' bagnati, un po' bruttini, ma non ho mai avuto raccolti così tristi. Oh! Oh no, quegli alberelli mi è stato piangendo, sai, perché il sole che risplende li confonde ormai. Per tutte le petunie blu! Non ho mai visto il contadino Mosser così triste! Ha la faccia più triste della mia! Io sono campione con le faccette! Con questa faccia triste canto questo blues! Se Buio Cupo potesse ascoltare questa canzone sarebbe davvero felice o triste! Forse è così che possiamo far tornare Buio Cupo nel frutteto! Possiamo usare il megafono per far sentire a Buio Cupo il canto del contadino! Sarà incuriosito da tanta tristezza e vorrà tornare nel frutteto! È l'ora del mio terzo desiderio! Zip zap se scelgo te! Su, svegliati, megafono! Il desiderio si avvera! Oh, non dovrebbero separarsi per funzionare! Ricordi cosa ha detto Zee? Si innervosiscono quando sono separati, ma non preoccuparti, tornerete insieme prestissimo! Devi solo separarti un po' per convincere Buio Cupo a far tornare le nuvole. Pensi di riuscirci? Oh no, quegli alberelli miei stanno piangendo, sai, perché il sole che risplende li confonde ormai. Dai, Bartleby, andiamo! Oh, nube! Per quest'anno sono andate e loro piangono con questa faccia. Vera, odio dover trasformare questa giornata triste in una ancora più triste, ma credi che Buio Cupo riporterà le nuvole? Sono sicura che lo farà. Ha solo bisogno della giusta motivazione. Buio Cupo, ti ho portato qualcosa che penso ti piacerà. Andate via. Vi ho detto che non mi piace provare cose nuove. Ma ti sono piaciute le acchiappamele aspre che hai provato? Ricordi? E questo è ancora meglio, voglio dire, peggio. Oh no, quegli alberelli miei stanno piangendo. È il contadino Mosser. È triste perché gli alberi di acchiappamele non riescono a dormire. Mi andrebbe proprio un bel frutto acerbo adesso. Vorrei averne uno. Puoi prenderne uno se torni con noi nel frutteto. E puoi ascoltare il contadino Mosser cantare. No, è troppo lavoro. Ma lascia pure il carillon qui, vicino alla mia finestra. Mi dispiace, Buio Cupo, ma questo piccolo desiderio deve tornare dalla sua metà. Quindi, se la tristezza vuoi ascoltare, al frutteto dovrai andare. E il tuo rifugio abbandonare. Sentito, Buio Cupo? Ho fatto la rima. Aspettate, voglio sentire ancora quel lamento così doloroso. Oh, questo sole è troppo luminoso! Sta funzionando, Bartleby! Buio Cupo sta seguendo la musica! Perché ti acchiappa un mele non ne mangio più, sperando che l'inverno torni presto qui fra tutti noi! È stato terribile! Canta di nuovo! Che bello! Hai riportato Buio Cupo! Significa che la stagione cambierà? Volti tristi, musica triste, mele aspre. Perché dovrei voler cambiare qualcosa di così perfettamente depresso? Perché non è perfetto per nessuno di noi! Il regno ha bisogno che tu porti l'autunno! Continuerai a disturbarmi fino a quando non riporterò le nuvole? Digli di sì, digli di sì! No, Buio Cupo, dipende solamente da te. Ma sappi che cambiare le stagioni renderebbe tutti felici. Ho portato le nuvole autunnali solamente perché mi piacevano. Non ho mai fatto nulla per qualcun altro. Sarebbe sicuramente un grande cambiamento. E sappiamo che non ti piacciono. Ma forse scoprirai che ti piace fare qualcosa di nuovo. Come quando hai provato la acchiappamela aspra. Va bene. Credo tu abbia ragione. In effetti, c'è davvero troppa luce. Tieni, Vera, ti terrà al caldo. Va tutto bene, tienila tu.
Grazie per il vostro aiuto, Ombretta, Ninna Nanno e Megafono. A letto nello zainetto! Sta funzionando! Le nuvole di buio cupo stanno facendo dormire gli alberi! Lunga vita al buio! Scusate! Lunga vita al buio! Proviamo a raccogliere un frutto! Il pisolino invernale è iniziato! Allora perché continuiamo a bisbigliare? Hai ragione! Nulla può svegliarli fino a primavera! Sì, finalmente il pisolino ha iniziato e sai, gli alberelli doneranno... Benvenuti alla stagione delle sciarpe a tutti! E come? Sì, è tempo di raccolta! Buio cupo, so che i sogni felici sono un po' difficili per le tue orecchie. La sciarpa non è proprio il mio stile. Fa troppo jazz. Ma grazie lo stesso. Guarda, la sinfonia del colore sta per iniziare! Bene, tutti sono felici. Il mio lavoro è finito. Evviva! Me ne vado. Buio cupo, aspetta! Grazie per aver riportato l'autunno. È stato gentile da parte tua. Beh, sì, ma non andate a dirlo in giro. Bartleby, prova una tazza di sidro di acchiappamele. Sidro di acchiappamele? Ma di solito beviamo il cioccolato di acchiappamele. Ho messo dentro anche qualche marshmallow. Provalo! Il cambiamento può essere buono. Il cambiamento è delizioso! Oh, Bartleby!